Il professor Arnaldo Cecchini, presidente del corso di studi di urbanistica della Facoltà di Architettura di Alghero. Qual è il suo commento al fenomeno, all'ultima inchiesta sull'abusivismo edilizio in atto nell'agro circostante ad Alghero? Sì, io non vorrei commentare le inchieste della magistratura. Credo che un compito ce l'abbia la magistratura, un compito ce l'abbiano le amministrazioni e gli esperti e i tecnici. Quello che è evidente è che in molte realtà italiane, nella realtà della provincia di Sassari, nella realtà dell'agro di Alghero, vi sono fenomeni di diffusione urbana non controllati, non programmati, non pianificati e non gestiti. Abusivi, non abusivi, questo lo deciderà la magistratura, sicuramente non adeguati a uno sviluppo sostenibile e a un'idea di città che sia un'idea di città capace di costruire relazioni, di avere luoghi di vita adeguati, di avere servizi, di gestire in modo efficiente la mobilità, i rifiuti. Quindi la dispersione urbana è un fenomeno preoccupante, un fenomeno tipico di questi ultimi decenni in Europa, è stato un fenomeno tipico e preoccupante negli Stati Uniti prima, quel cosiddetto spam, cioè questa diciamo marmellata che si diffonde, che ha molte cause e che però ha pochi rimedi. Il rimedio che c'è è quello della pianificazione, è quello della programmazione, è quello dell'intervento pubblico. Quindi al di là di quello che succede in termini di inchieste, di indagini, è quello che occorrerebbe che le amministrazioni pubbliche, che gli esperti fossero in condizioni di intervenire per pianificare lo sviluppo e per ridurre il consumo di suolo, non per aumentarlo. Quindi prima ancora dei controlli, della cura, la prevenzione, una pianificazione responsabile attraverso un piano urbanistico comunale e un piano anche paesaggistico regionale, come sta avvenendo attraverso dei tavoli concordati con la Regione in questo periodo? Sicuramente sì, sicuramente la risposta è quella che i fenomeni di crescita incontrollata sono fenomeni pericolosi nel breve, nel medio e nel lungo periodo, per cui occorre un quadro di regole certe, occorre che questo quadro di regole si inserisca all'interno di una pianificazione sovracomunale, occorre che i progetti di sviluppo e di crescita siano progetti strettamente collegati ad una strategia, e questa strategia oggi qui in Sardegna, qui in Italia, in Europa, non può che essere una strategia di contenimento della crescita urbana e di rivalorizzazione delle risorse esistenti.